Gentili amici, gentili appassionati di ciclismo e non solo, ben ritrovati sui canali della Gran Fondo Via del Sale. Questo appuntamento settimanale, l'appuntamento del mercoledì, nel quale parliamo di ciclismo, nel quale parliamo di ciclismo a 360 gradi, nel quale appuntamenti che ci accompagneranno poi a quella che sarà la 24esima edizione della Gran Fondo Via del Sale in programma quest'anno, lo ricordiamo nella giornata dell'11 ottobre. Parliamo di ciclismo, abbiamo detto, a 360 gradi, ma questa sera il tema sarà molto particolare. Si parla sempre di Via del Sale, ma in un'altra sfaccettatura. E allora, proprio in apertura di serata, come sempre, io vorrei dare il benvenuto all'ideatore di questi appuntamenti, nonché organizzatore della Gran Fondo Via del Sale, Claudio Fantini. Buonasera, Claudio. Buonasera, buonasera, ciao Stefano. Come Sei vedi, già in partenza, vedo alle tue spalle. partenza. Siamo belli carichi. Insomma, dalla prossima settimana le spiagge saranno aperte e pensiamo che entro breve voglio dire, libereranno, apriranno anche gli eventi. Speriamo. E questa è una bellissima notizia, non una bella, bellissima notizia. Allora, dicevamo, stiamo parlando di appuntamento con la Gran Fondo Via del Sale, ma questa sera si parlerà di strade bianche del Sale, perché nella tua attività vulcanica di organizzatore, da qualche anno a questa parte, hai aggiunto questa ulteriore manifestazione alle gare che organizzi. Infatti, l'anno scorso, come prima edizione, dopo 24 anni, anzi 23, perché quest'anno la 24esima, speriamo di correrla l'11 d'ottobre, dopo 23 anni di Gran Fondo, abbiamo deciso appunto l'anno scorso di mettere nel nostro programma di eventi queste strade bianche del Sale, un bellissimo percorso di 60 km di strade bianche, tre percorsi. E poi adesso, insomma, casomai ne parleremo un po' dopo, perché crediamo che il ciclismo debba essere anche cicloturismo, qualcosa di meno race e un qualcosa di più piacevole. Perché, come sappiamo, le Gran Fondo, per gli amatori, per quelli che vogliono gareggiare, vivono sempre a tutta, mentre i cicloturisti possono godersi i buoni ristori della Romagna, così come i bellissimi percorsi che credo la Romagna non abbia niente da invidiare alla Toscana. Va solo organizzato un po' meglio la promozione, portare dei ciclisti sulle nostre strade e pensiamo che entro breve anche questa nostra Strade Bianche del Sale possa prendersi uno spazio nel panorama nazionale di questo tipo di gare. E questo è quello che ci auguriamo, e viste le premesse, visto l'andamento delle prime edizioni, possiamo già essere sicuri che i risultati non mancheranno. Un saluto particolare va anche a tutti gli amici che ci stanno seguendo tramite la pagina di In Bici Magazine, In Bici Magazine che tra l'altro sulla propria pagina Facebook e sui propri social network a partire dalle ore 20 proporrà un appuntamento molto importante e molto particolare con temi di grande attualità che saranno affrontati con il dottor Borne, presidente dell'ACI, questo per quanto riguarda l'appuntamento live subito dopo la conclusione della nostra chiacchierata. Allora, Claudio, abbiamo grandi ospiti con noi in questa serata. Direi di iniziare ad andare a conoscerli, se sei d'accordo. Assolutamente sì. Vuoi che li annunci io, Stefano? Vai. Vai, beh, allora abbiamo Paolo Alberti, che è un Alberati. Alberati, scusatemi, Paolo Alberati, che è un amico perché ho saputo che ha partecipato alla nostra Gran Fondo addirittura nel 2002, poi ci dirà lui chi c'era in quell'evento. Poi Massimiliano Rosolino, che credo che non abbia bisogno di presentazione perché tutti credo che lo conoscano, e poi un altro ciclista che come sempre voglio dire, arriva in ritardo e oggi è andato a pedalare, Andrea Tappi, che sarà con noi. Ah, è arrivato Andrea, grande! Io sono già in gruppo, sono già in Grande, gruppo. perché tu Puntualissimo. sei veramente preciso, perché la Serena era preoccupatissima, ha detto andate in bicicletta, che bene, dai, è Andrea che non ha bisogno di presentazioni perché insomma... Tutti credo che lo conoscono, perciò Stefano direi stasera un parterre de rois per fingere le strade bianche, perché in Italia oltre all'eroica che conosciamo, che è l'evento più grande, penso a livello anche internazionale,
anche noi vorremmo conquistare un piccolo spazio il 6 settembre con le strade bianche del Salaterno. E allora siamo pronti per dare inizio a questa chiacchierata. Claudio, noi per il momento ci congediamo, avremo anche altri ospiti nel corso della puntata, ci ritroveremo poi alla fine per darci appuntamento al mercoledì prossimo, dove tra l'altro andremo a dare delle anteprime su un film che è in uscita, il caso Pantani, avremo con noi il regista Domenico Ciolfi, avremo con noi Pannofino, avremo altri ospiti, ma di questo parleremo successivamente in chiusura. Grazie Claudio, più tardi. A dopo. Allora ragazzi, buonasera, innanzitutto benvenuti, Claudio Fantini ha presentato tutti gli ospiti, ma io Massimiliano ho visto che c'è qualcun altro con te, ho visto... E lei ragazzi? Eh sì ragazzi, perché voi parlate di ciclismo, ma c'era anche il ciclismo come dice, quello che faccio io con le bambine, no? Quindi... ho una bici, anche una mountain bike, e perché no portare a spasso il cane, visto che non è una grande corritrice, la portiamo in bicicletta, no? E allora, stiamo parlando di strade bianche, stiamo parlando di passione per il ciclismo, il tema strade bianche in questo momento vi accomuna. Tra l'altro sono già tanti gli amici che ci stanno seguendo in diretta, come sempre invitiamo chi ci sta seguendo sulle piattaforme della Gran Fondo Via del Sale, sul canale YouTube, a interagire con noi, se avete domande, curiosità, fatelo pure, se avete anche critiche, perché no, siamo disposti e disponibili a tutto. Dicevamo, questo mondo delle strade bianche che vi accomuna, andremo a parlare di questa passione, ma logicamente con voi in apertura di serata vorrei fare anche un riferimento a quello che è l'attualità. Finalmente abbiamo buoni segnali, come state vivendo questo momento che stiamo attraversando, come state vivendo questa apertura, questa semi-apertura. Sappiamo che sei rientrato pochissimo da una pedalata. Andrea? Sì, non vi sento tanto bene. Comunque, niente, per quanto riguarda questo principio di riapertura, già è bello cominciare a dare i primi colpi di pedale sulla strada. Dopo due mesi di inattività esterna, assolutamente indoor, è dura, ma già questo già fa presagire molto bene. Mi auguro che l'Unione Ciclistica Internazionale, io parlo di ciclismo, riguardi un attimino bene il calendario, perché penso che in questo momento la nostra nazione, l'Italia, è un po' penalizzata dalle corse che ci sono in concomitanza, anche perché, ok, non me ne vogliono gli altri, però io penso che mettere tutte le classiche insieme al Giro d'Italia e poi in concomitanza una settimana alla fine far partire pure la Vuelta mi sembra un pochino troppo. Ecco, io cercherei di essere più elastico e cercherei di dare, come si dice, un corpo alla botte e un altino, si dice. Quindi vabbè, comunque intanto ora passiamo questo periodo, vediamo nel mese di giugno come superare questo periodo e dopo, esatto, vedremo un po', torniamo alla nostra vita, che è quella che più ci preme di tutti. Comunque questo coronavirus ci fa riflettere, ci farà riflettere anche in futuro. Vedremo un po' come si evolverà la situazione. Massimiliano, tu come stai vivendo questo momento di riapertura? Sei stato poco fermo, se devo dire la verità. Ti sei anche ingegnato facendo degli esercizi, inventandoti. Sì, no. Allora, parlando di bicicletta, è ovvio che, voglio dire, appena hanno fermato le scuole, ho detto, ragazzi, io ne approfitto, vado subito in bici. No, purtroppo è stata un'illusione, perché dopo 4 giorni, giustamente, hanno fermato anche quello, giustamente. Però, appunto, diceva Paolo, indoor. Io non sono un amante dell'indoor, anche se ho fatto la mia fortuna dentro la piscina. Però ho scoperto la corsa prima e adesso la bici. Ovviamente lo scenario è quello di potersi catapultare all'esterno, di essere a contatto di amici, scie, si spera.
e di avere comunque il traguardo del rifornimento, di la goliardia. E io per fortuna ho scoperto, insomma, il piacere anche di dedicarmi ai rulli, una cosa che avevo qua come un soprammobile, e quindi ho macinato un po' di watt. Allora Paolo Alberati, oggi è una giornata particolare, tu vivi proprio alle pendici dell'Etna, oggi molto probabilmente in condizioni normali ci saremmo visti all'Etna al Giro d'Italia, una giornata strana. È una giornata... Allora Paolo, abbiamo perso il collegamento audio con te. Aspetta che provo. Ecco. No. Aspetta che provo. Se vuoi provo a leggere il labiale. Lo potremmo fare. Ora mi... Ha detto anche lui, ha patito molto il distanziamento sociale, puntava molto sulle scie, e soprattutto perché io so benissimo che voi professionisti vi siete innervositi perché sulle piattaforme, quelle appunto, no, quelle social, abbiamo visto dei missili, abbiamo visto gente che insomma ha esagerato, no? Esatto. E quindi adesso abbiamo la giustizia per strada. Qualcuno ha fatto anche un po' il furbo, da quanto sappiamo. Mi sentite adesso, Stefano? Adesso io perché andavo qua. Delle medie più scandalose che strane. Ecco, vai. Sì. Massimiliano, grazie. Sei stato un grande ad interpretare io l'abbiamo. Sì, è una giornata un po' particolare, perché oggi si sarebbe dovuta correre la quinta tappa del Giro, la Enna Etna, una bella tappa di 150 km che sarebbe arrivata a quota 2000, a quota 1900 nel versante nord dell'Etna. E avete parlato poco fa dei rulli, del fatto che sì, li abbiamo anche saputi in qualche maniera apprezzare. E io, Massimiliano, per quanto sono ciclista da quando sono nato, ti confesso che vivo in Sicilia, nonostante sia nato a Perugia, proprio perché odiavo i rulli. E siccome gli inverni perugini erano molto freddi e avevo imparato già da inizio 2000 a passare almeno un mese del mio inverno in Sicilia, a forza di scendere in Sicilia a passare gli inverni, ho conosciuto mia moglie e quindi per scappare dai rulli dall'Umbria, pedalando in Sicilia, ovviamente le temperature sono migliori nel corso di tutto l'anno, mi sono ritrovato a fare rulli anche in Sicilia, però me li sono fatti piacere. Ma confesso che quando ci hanno dato il via libera lunedì scorso ho cominciato a progettare quello che poi ho fatto invece questa domenica, ossia una lunghissima uscita di 12 ore nella quale in un solo giorno con un grande trasporto, entusiasmo e tanta stanchezza ho percorso tutti e sei i versanti dell'Etna, compreso il versante nord, che è quello dove arriverà a ottobre, speriamo proprio di sì, la quinta tappa del Giro d'Italia. Allora, abbiamo anche un video di quella che è stata la tua impresa di pochi giorni fa, con l'ausilio di Serena, che è preziosissima al nostro fianco. Andiamo proprio a vedere il video della tua multiscalata in versanti dell'Etna.
7200 metri di dislivello, è poca roba, Massimiliano, cosa dici? No, ma quanti chilometri hai fatto, scusami? 228, ma sì, 228. Porca miseria, ragazzi, oh. Mamma mia, ma 7000 metri di dislivello, quello io poco ne capisco, ma insomma capisco che è, insomma, è quello che... Ma io mi sono chiesto, ma voi non ci avete... Io conosco molti runner, ultra runner, nuotatori di gran fondo, però credo che il ciclista abbia veramente la capacità di veramente non fermarsi mai, perché non arrendersi nessuno si arrende, però il ciclista non si ferma mai. Ho visto delle imprese incredibili e adesso piano piano ovviamente io raggiungo 100 km, ragazzi, tra due giorni devo fare 100 km, sono emozionato, ok, andrò qua vicino a Roma, a Calcata, un paesino... probabilmente saranno 1000 metri di dislivello, 100 km, 1000 metri, già mi sento un eroe, pensate. Io 7000 metri di dislivello li faccio quando prendo l'aereo, quando mi sposto in aereo di solito. No, ma è stato un po', un po' particolare, non è che si fa sempre questo tipo. Tra l'altro di quello che noi abbiamo intitolato il brevetto Parco Ciclistico dell'Etna, la nostra montagna, il nostro vulcano ha 6 versanti. E ognuno di questi 6 versanti ha una storia, un colore, un profumo particolare, perché ci sono i versanti che partono dal mare. E in inverno, per esempio, quando sci a quota 3000, in fondo alla pista vedi il mare. Il versante nord è un po' più buio, un po' più freddo, e anche con molta più vegetazione, mentre il versante sud è totalmente spoglio. Cazzo di caccia, se no. E fare questo tragitto, abbiamo istituito appunto un brevetto 2 anni fa come Parco Ciclistico dell'Etna, e finora siamo stati in 25 a farlo, e è un po' una sfida, però ti confesso, Massimiliano, che rispetto, io amo anche fare Ironman, quindi so anche cosa vuol dire fare una maratona dopo aver fatto i 180 km di bici. Sai, quando corri a piedi, se sei stanco morto, i piedi non scorrono da soli, cioè, rimani lì piantato. La bici, bene o male, è vero che abbiamo fatto 7000 metri di salita, ma abbiamo anche fatto 7000 metri di discesa. È vero che abbiamo fatto, siccome in questo tragitto non c'è un metro di pianura, 228, 115 km sono stati di salita, vero? Ma 115 sono stati di discesa. La bicicletta un po' ti frega per questo motivo, perché può portarti lontano, farti vedere posti fantastici, la fai da seduto alla fine, tu pedali e il tuo cagnolino è seduto sul cestino, ma alla fine, discesa non fai fatica, no? Per cui rispetto al running, che io adoro, la bicicletta ha questo vantaggio, è difficilmente ti infortuni, insomma gli infortuni del runner sono continui, nel ciclista quando hai fatto una buona posizione biomeccanica i problemi non sorgono, poi devi scegliere solo l'andatura, e visto che al quarto dei 6 versanti all'inizio di quella salita c'è casa mia, sono anche passato per casa, confesso, ho cambiato la bici, perché ho iniziato le 6 scalate con la mia bici da triathlon, che è una bici aereo, e ovviamente la schiena dava un po' fastidio, e mi sono preso questa gravel, per cui è vero che è una bici che pesa 5 kg più di quella precedente, però è una bici comoda da viaggi, e è una bici nata, Stefano, per le strade bianche, appunto. Quindi entriamo proprio nel tema con una bici gravel nata per le strade bianche. Esatto. Andrea Tafi, ho visto che ci hai raggiunto ancora, se ci dai conferma, ci senti, Andrea? Io vi sento, mi dispiace tantissimo perché vi sento solamente a tratti, ho sentito soltanto qualche parola che ha detto ora Paolo, strade bianche, però non riesco a sentire bene ancora la connessione, mi dispiace tanto, ora riprovo ancora a riconnettermi perché voglio entrare in questa azione che mi piace moltissimo, anche perché... Quando si parla di bici e di sport, sì, e poi Andrea, quando si parla di strade anche non so puoi... se voi mi dite bene, io però quando voi parlate mi sento solo a tratti. Noi ti sentiamo benissimo. Allora, Andrea, prova a riconnetterti e poi logicamente coinvolgeremo anche te. Stiamo parlando provo di. Provo a uscire e rientrare, dai, riprovo 2 secondi. Perfetto. Stiamo parlando di strade bianche, Paolo Alberati, dopo aver gareggiato tra i professionisti su strada, dopo aver avuto una grande carriera anche nel fuoristrada, un po' di anni fa sei entrato nell'organizzazione di quella che è l'Eroica, che è una cosa importantissima per quanto riguarda questo segmento, questo settore di manifestazioni che sta continuando a crescere, sta vedendo la propria popolarità
in crescita veramente esponenziale. Cosa hanno di magico queste manifestazioni? Ma allora, guarda, intanto se facciamo un passo a ritroso, io ho acquistato la mia prima gravel nel 2020, nel momento in cui mi sono reso conto che pedalare solo nell'asfalto è sempre più pericoloso. Purtroppo... Paolo, ti interrompo un secondo perché io ho fatto la stessa identica scelta per lo stesso identico motivo. Lo dico spesso anche ai miei amici, dico, ragazzi, ho fatto una cazzata, tra virgolette, ho comprato una gravel, ci passerei le giornate e le notti sopra. Vai avanti. Grazie, e io ti dico che così almeno ti continuo con il là. Appena ci consentiranno di uscire di nuovo dalla regione, io ho un progetto con la mia bici gravel e le borse, tornare in Umbria dai miei genitori, dove solitamente una volta al mese sto una settimana. Questa volta invece che con un viaggio aereo di 2 ore lo farò probabilmente con un viaggio in bici di 5 giorni, ma lo spirito gravel è questo, la possibilità che ci dà la gravel di scegliere anche strade secondarie. Per esempio, ovviamente qui ai piedi del vulcano, il parco ciclistico dell'Etna, dove passa il Giro d'Italia, sono tutte strade fantastiche, però molti dei paesini etnei sono lastricati con basolato lavico, e con la bici da strada rigida con le gomme gonfiate a 8 atmosfere non è così piacevole passarci sopra. Con la bici gravel nel basolato lavico, piuttosto che nelle strade bianche, piuttosto che in strade dissestate, non hai problemi a transitarci. Quindi io sono partito dal 2020 alla mia prima bici gravel perché mi ero reso conto che pedalare su asfalto con il traffico sempre più incasinato e meno rispettoso di noi ciclisti è un problema. Se faccio però un passo indietro, è ovvio che nel 2003 io ho percorsi la eroica, ancora solo gara cicloturistica, con la mia bici in alluminio, correvo su strada, 208 chilometri in 10 ore, fatte in tranquillità, ma con una bici in alluminio è arrivato a Gaiola in Chianti, mi aspettava Giancarlo Brocci per chiedermi, io atleta in attività, che ne pensi? E io gli dissi, non mi vergogno di dirlo, è una figata. Ma Giancarlo mi disse, ma se facessimo di questa eroica una corsa su strada? E io gli dissi, assolutamente sì, muoviamoci, perché potrebbe avere una visione che Giancarlo aveva già da tanti anni, che può avere un futuro. Ecco, dal 2003, prima idea, 2007, la prima eroica Montepaschi, poi Montepaschi eroica, oggi si chiama Strade Bianche, strada ne è passata, chiaramente il concetto delle Strade Bianche è passato poi al Tour de France, è passato in diverse tappe dell'Italia, in cui Nibali con Binoculo, no? Cioè, da lì poi strada ne è stata fatta tanta, ma oggi sembra proprio che per noi lo riscoprire paesini dove la strada secondaria ti porta sia un'esigenza che da sempre di più, e indubbiamente Alfredo Martini è uno dei porta, quando fai puoi anche pensare e pensare bene, perché a calcio non è che puoi andare con le cose o mentre giochi a basket, magari quando in piscina o in mare aperto pensi tanto quando nuoti, no? Però anche la bicicletta da questo punto di vista ti aiuta. Poterlo fare lontano dal traffico, su strade che ti offrono panorami fantastici, è il segreto del... Massimiliano, questo mondo delle strade bianche ti ha avvicinato al ciclismo? Tu arrivi da uno sport di grande fatica come... Assolutamente, ma io ho un aneddoto anche legato alla gravel, nel senso che io quest'inverno il presidente del PPR team gli avevo chiesto appunto di procurarmi una gravel, perché vedevo tutti gli amici che usavano questa bici. Io pensavo, io sono a Roma e voglio dire, se esci fuori da Roma, insomma, si trovano dei percorsi che comunque per uno come me vanno più che bene, e il tempo neanche, diciamo, averla, insomma, purtroppo siamo stati chiusi in casa, questa è la realtà. Quindi mi ricordo che, insomma, a febbraio stavo ancora aspettando la divisa invernale, il tempo di farla arrivare, insomma, siamo usciti con il sole. E invece, per quanto riguarda, io ho fatto l'anno scorso un'esperienza all'eroica, perciò strade bianche, ho fatto 80 chilometri, che per un po' pante, insomma, è stata una bella esperienza.
E come avete detto voi, insomma, l'ha detto Paolo, è l'attesa, no? In quel caso ovviamente non è competitiva, ed è ovvio che per uno che vive di sport, no, di cronometro, io ho detto 80 chilometri, quanto ci metterò? Non lo so, 4-5 ore, ci ho messo 8 ore alla fine, però mi sono consolato. Ovviamente avevamo un bel gruppo, è una cosa bella perché forse, non so voi, che vedete, voi siete dei fenomeni, no? Anche Andrea, tutti fenomeni, quindi insomma a voi piace insomma riuscire a macinare i chilometri anche velocemente, però il fatto di creare il gruppo, in quel caso insomma eravamo tutti quanti con lo stesso brand, la stessa divisa, il cappellino, insomma la maglia classica, quello ha reso tutto ancora più veramente eterno, perché un'esperienza insomma che sono certa anche questa qua della strada del sale decollerà, perché la gente vuole cose contraddizione ma anche un po' differenti, no? Vogliamo essere tecnologici, ma comunque l'idea di poter pedalare, e c'è un piccolo aneddoto legato alle strade bianche quando ho fatto, mi sembra, ottobre, ho cercato di non mettere mai i piedi a terra, ok? Solo su una salita, la prima, perché dovevo prendere ancora dimestichezza con il cambio maledetto, però a parte quella volta lì, a costo di cadere, non ho mai messo i piedi a terra. Massimiliano, allora, hai parlato della tua partecipazione alle strade, all'eroica, abbiamo un video a proposito di questo, vediamolo. Ok, siamo qua a Gaiole, come Massimiliano Rosolino, prima volta all'eroica? Prima volta, mi auguro neanche l'ultima. Ho provato la bici, ok, ho fatto amicizie, perché la bici è un'anima. Non bisogna, questo è proprio il momento in cui bisogna fare una sensibilizzazione per le persone. Non abbandonate le biciclette dentro il garage, perché poi ne risentono e poi si vendicano in questo contesto. Stupendo. Appena ho detto ai miei amici ciclisti che ambiscono a questa manifestazione, perché è vero che ci si può iscrivere, ma a volte si va a sorteggio, tante le richieste che ci sono, mi hanno detto: Massi, preparati per i ristori. Preparati per i ristori, è uno dei tanti belli aspetti del ciclismo. Ora non ti sentiamo. Massimiliano, non ti sentiamo più. Io credo, Paolo, ci sente? Sì, vi sento bene. Andrea, ci sei? Andrea? Allora, abbiamo dei problemi di audio, magari. No, Massimiliano, non ti sentiamo. Andrea, ci senti? Allora, astratti, però vabbè. Allora, Andrea, tu di strade bianche. Tu di strade bianche. Le strade bianche, di polvere, te ne intendi? Secondo me le strade bianche è una innovazione un po' tecnologica diversa da quella che abbiamo nella nostra carriera fatto, pedalando su strade asfaltate, naturalmente escluso la Parigi-Roubaix, e riscoprire queste strade bianche è stato un qualcosa di veramente bello e unico. E devo dire che tutti gli anni, quando c'è questa gara, è bello andarci a pedalare e godere di questi paesaggi bellissimi in mozzafiato che circondano tutta la zona del Senese e oltre. Un qualcosa di unico che bisogna sapere apprezzare, diciamo, metro dopo metro. Con la grave, con la scoperta del gravel ancora meglio, e quindi io ho avuto anche un'opportunità di fare la mia prima corsa a gravel in America, questo l'ultimo novembre fa scorso. È stata un'esperienza bellissima in mezzo a delle montagne vicino a New Jersey, bellissimo, con gli animali che ti attraversavano
ogni chilometro vedevi un jet, un dai, un capriolo, un qualcosa veramente unico e bello. E la bicicletta riesce a far emozionare anche per queste cose qui e a far riscoprire le cose di una volta. E quindi pedaliamo. E a proposito di strade bianche, di polvere e di pietre, tu ci hai fatto emozionare con quella che è stata una grande impresa. Abbiamo un piccolo video che ci mostra quel tuo grande successo di Paese Roubaix. Vediamo. Il campione italiano Tafi. Questa è la situazione. Ecco che arriva l'ammiraglia per dare le ultime disposizioni tattiche. A questo punto 7 uomini al comando. Ancora 4 km e 900 metri di pavé per Andrea Tafi, il gladiatore, l'uomo che ha sempre lavorato per tutti, l'uomo che veniva considerato uno scriteriato, un uomo che tatticamente era improponibile perché si lanciava sempre in fughe, fughe disperate, fughe che dimostravano il suo temperamento, ma fughe che inesorabilmente venivano bloccate dal gruppo. Oggi finalmente Andrea Tafi riesce a coronare il suo sogno. Ha fatto 271 chilometri fino adesso e questa è praticamente una passerella per lui. Una passerella è l'omaggio al pavé con quest'ultimo tratto nell'ultimo chilometro, un tratto facile ma serve proprio per dare l'addio all'inferno del nord. Ed eccolo, ormai non ci sono più problemi, è Tafi, Tafi, possiamo unirci anche noi, Tafi, Tafi. Dopo 6 ore e 45 minuti, adesso rallenta perché vuole gustarsi questi ultimi 50 metri. Per due volte c'era andato vicino, terzo, secondo, finalmente Andrea, il campione d'Italia, può realizzare, coronare il sogno di tutta la sua vita. Il sogno di tutta una vita. È il sogno sicuramente di ogni ciclista, quello di entrare in quel velodromo. Andrea, ma cosa si pensa in quei momenti? No, dovremmo avere ancora... No, abbiamo un problema di collegamento audio con Andrea Tafi. Allora, a questo proposito, visto che stiamo parlando di strade bianche del sale, vorrei coinvolgere in questo nostro incontro, in questo nostro momento, Davide Mazzocco, al quale diamo il benvenuto. Davide Mazzocco, ciao Davide. Ciao a tutti. È un collaboratore delle strade bianche Vie del Sale, ma soprattutto sei un grande esperto del mondo gravel, del mondo sei organizzatore del circuito Gravel Road Series, del quale le strade bianche del sale in programma il prossimo 6 di settembre sarà la prima prova. Allora, strade bianche del sale, una manifestazione giovane ma che si sta già ritagliando uno spazio non indifferente in questo panorama. Esattamente, buonasera a tutti, ciao, saluto Max in particolare con cui abbiamo condiviso una bellissima esperienza appunto l'anno scorso sulle strade bianche. E, le Gravel Road Series, faccio un piccolo passo indietro. Lo scorso anno abbiamo partecipato alla prima edizione delle strade bianche del sale, ne siamo rimasti assolutamente entusiasti. E Gravel Road Series è un evento, un tour che esiste dal 2017 e che mette insieme una serie di eventi gravel per creare una sorta di mini campionato, diciamo. Non c'è competizione perché, come abbiamo detto, il mondo gravel è un mondo che è abbastanza lontano dalla competizione, però volevamo creare una sorta di tour che andasse a raccontare vari tipologie di territori, no? E chiaramente l'anno scorso, partecipando alla prima edizione, la prima idea è stata quella di inserire nel calendario anche le strade bianche del sale, perché andremo in Toscana, andremo in Piemonte e non potevano mancare le colline romagnole. Quindi partiremo appunto il 6 settembre come prima edizione, come prima data alle strade bianche del sale, andremo il 12 settembre a Bra, a Cuneo in Piemonte, per poi concludere in Toscana il 25 ottobre alla Nova Eroica, la versione moderna di quella dell'Eroica classica
a cui abbiamo partecipato appunto lo scorso anno. E sarà il trionfo, diciamo, del territorio, il trionfo dei ristori e il trionfo della condivisione, perché questo è il vero spirito, che è quello che con cui si affronta questi tipi di eventi. Le strade bianche del sale avranno tre percorsi in particolare: 85, 100 e 128. Partiremo dal mare, quindi location fantastica. Qua c'è la partenza dello scorso anno al Fantini Club, per poi addentrarci nelle colline romagnole, arrivando a Bertinoro, allungandosi per San Carlo. Tutto basato su borghi bellissimi, colline bellissime, 60% di strade bianche romagnole, e ristori fantastici, quindi non si può mancare. Per questo, infatti, chiaramente Max, dopo l'esperienza dell'anno scorso, sei precettato anche per quest'anno. È ovvio, è la cosa che apprezzo di più della bici, che quando vai in bici puoi mangiare, mentre quando corri non lo puoi fare. Esattamente. Davide, vorrei chiederti una cortesia: non fare il timido, se hai la possibilità di accendere una luce vicino a te, così ti vediamo anche meglio. ero in luce, però aspettandovi è calata un po' la penombra. Allora, tu sei un esperto proprio di questo mondo delle strade bianche. È un segmento del ciclismo, non possiamo definirlo una disciplina, potremmo parlare quasi di una filosofia per quanto riguarda il movimento strade bianche. È verissimo, anche perché io racconto un piccolo aneddoto su personale, nel senso che io ho 46 anni, ero un ex calciatore, ho smesso di fare sport, dopodiché ho avuto l'illuminazione sul ciclismo, partecipando appunto a un evento dedicato alle strade bianche, un po' improvvisamente mi hanno invitato, sono andato senza allenamento, con una bici trovata un paio di settimane prima, e da lì ho avuto la folgorazione. Questo è successo 5 anni fa, ho avuto la folgorazione verso il mondo del ciclismo, ma verso quel mondo del ciclismo, per cui una realtà in cui ho trovato una condivisione molto particolare, perché gli altri sport sì, hanno gli sport di squadra, abituato allo sport di squadra, ha un certo tipo di condivisione. Questa è una condivisione molto più spontanea, perché ti la trovi con persone con cui non hai mai avuto a che fare, quindi ti trovi a pedalare a fianco di persone che non hai mai visto, ma con le quali sai già che stai condividendo un qualcosa che ti rimarrà per sempre. E questo è stato un po' quello che è stato, diciamo, la mia esperienza personale. Da lì abbiamo appunto cercato di creare una serie di eventi che potessero appunto riuscire a riportare quelle che sono un po' queste esperienze che ci hanno emozionato in prima persona a viverle e condividerle con gli altri, insomma. Quindi questo è un po' la storia. La gravel, come diceva appunto anche Paolo, ti permette di vivere territori, vivere esperienze, vivere il ciclismo e comunque vivere lo sport in una maniera completamente diversa, perché sei completamente fuori dal ciclo urbano e dalle arterie principali, per cui ti puoi permettere veramente di prendere, deviare e scoprire cose che non ti aspetteresti. Ed è quello che succede ad ogni evento legato alle strade bianche, legato al mondo del gravel, perché è un'esperienza continua, un'esperienza dietro la prossima curva c'è un'esperienza continua e una sorpresa continua. Ed è quello che succede anche alle strade bianche del Sale, la cui prossima edizione è in programma per il 6 settembre. E andiamo a vedere ora un video introduttivo, il video promo appunto della prossima edizione di questa manifestazione.
Strade Bianche del Sale, appunto in programma Cervia il prossimo 6 settembre. Paolo Alberati, sei d'accordo con quanto diceva Davide riguardo a questa magia? Sì, sì, sì. Allora io volevo prendere ore per fare chilometri, perché immagino tu abbia potuto fermarti più volte, per esempio in Toscana la ribollita. Allora mi aspetto da Davide, perché io sarò a settembre, che in movimento ci possa essere anche qualche pezzetto di piadina. Non mi piacerebbe, perché proprio questo, di questo nuovo modo, questa nuova filosofia di fare ciclismo, che è una filosofia che ti porta a gustarti anche il mangiare, perché lo puoi fare visto che consumi, e quindi gustarlo, ecco, perfetto, perivo. Gustarlo anche nel cibo tipico della zona che si sta per attraversare, quindi la pedali, la respiri, ma la gusti anche. E poi con la speranza che Andrea possa entrare, o quantomeno possa ascoltare questa mia provocazione nei suoi confronti, perché Andrea ha vinto una bellissima Roubaix con la maglia di campione italiano, siamo stati compagni di squadra insieme a Andrea, povero Franco Ballerini, che di Roubaix ne ha vinto anche lui. E Franco mi raccontava sempre che eravamo ancora negli anni 90, fine anni 90, inizio anni 2000, lui per allenarsi, quando ancora il concetto di strade bianche per i ciclisti professionisti era di là da venire, e Franco mi raccontava che lui amava buttarsi sulle strade sterrate vicino a casa Guidi, vicino a casa sua, e tra l'altro, forse questa è una chicca interessante per gli appassionati di ciclismo, amava farlo con la bici a scatto fisso, perché dice, se io riesco nello sterrato a pedalare con continuità, e la bici a scatto fisso, questo ti obbliga a fare, e farlo con una buona dinamica di pedalata, questo mi aiuta poi quando andrò a Roubaix e Pietre ad avere una pedalata molto più efficace. E allora ecco, Franco questo lo faceva con continuità, tra l'altro con uno scatto fisso con il 53-19, quindi non con il rapportino leggero, significava andare solo a 38 all'ora, poi andare anche a 45-48 all'ora sulle pietre di Roubaix. Mi sarebbe piaciuto sapere, sperando che Andrea si possa ricollegare, se anche lui lo faceva, no? Questo metodo di allenamento su strada bianca, allora, quando ancora il concetto di strade bianche non era se non legato al ciclismo storico, a quello impolverato, quello che comunque si cerca, ma che da lì è poi nato il concetto di strade bianche con la gravel di Romagna, di Bra, di tutte queste manifestazioni, tra l'altro anche negli Stati Uniti, a cui ha partecipato Andrea. Massimiliano, io vorrei vorrei partire da un aspetto che aveva sottolineato in precedenza Davide, sul fatto che queste manifestazioni rappresentano anche un momento di unione, un momento di conoscenza con altre persone. Tu arrivi da uno sport in cui sei solo, di fatto, sei solo con te stesso, sei solo con un obiettivo, come il nuoto. Il ciclismo, molto spesso la bicicletta viene considerato come uno sport per solitari, ma così non è. Tu almeno hai avuto la prova tangibile di questo fatto. Non è assolutamente uno sport individuale. No, assolutamente no, anche se ci sono momenti in cui te la gusti molto da solo. Va bene, io sono un amatore che si è avvicinato da pochi anni e devo dire la verità che inizialmente senza il babysitter difficilmente uscivo, perché non sapevo dove andare, avevo paura, avevo timore appunto del traffico, di perdermi e di bucare soprattutto. Però la soddisfazione che ho provato nell'uscire da solo e andare un po' alla ricerca della strada che era più adatta a me, è quello forse il ciclismo. Ovvio che poi quando vai a fare una gara sulle strade bianche c'è una condivisione di passione, cioè c'è gente che non vede l'ora di pedalare, c'è gente che si ritaglia quegli attimi, no? E soprattutto, insomma, mi fa piacere ricordare una cosa, che da quando sono diventato tra virgolette ciclista, così un po' pante ma sempre ciclista, per me la bici è un mezzo prezioso, ma lo è realmente, per dare un sacco di soldi, però guai chi me la tocca. Cioè la mia bici la maggior parte del tempo vive in salotto, ragazzi, capito? Quindi guarda dove c'era Paolo. No, per me non esiste il garage, le bici stanno in casa, questo senza dubbio.
Tra l'altro, Paolo, alle tue spalle c'è anche un bellissimo quadro che... Paolo, l'ho visto. Allora, questo quadro qua è un quadro che a caso si intitola Le strade bianche. Questa è una rappresentazione fatta da un pittore spagnolo che è un ex ciclista professionista. E qui c'è il gruppo dei ciclisti durante la Strade Bianche e qua i cipressi della Toscana. È un quadro che io, diciamo così, ho commissionato a questo pittore che è un mio ex compagno di gare e anche un compagno di squadra, che ora vive a Xativa nel sud della Spagna e tra l'altro c'è un altro quadro che forse piacerebbe di più ancora ad Andrea Tafi, no? Perché questo qui è il Mur di Gran Monde, il Giro delle Fiandre, perché Andrea ha vinto anche il Giro delle Fiandre. E quindi sì, diciamo che la filosofia, che anche lì pietre e strade sterrate, la filosofia delle strade bianche fa parte della mia vita, diciamo quotidianamente, perché siamo in casa mia, e in casa mia magari mia moglie non è contentissima, però il ciclismo è molto presente. Il ciclismo lo viviamo tutti, è qualcosa che una volta che ti prende non riesci più a farne meno. Davide, io vorrei tornare ancora con te, l'ho detto in apertura, questo mondo, questa manifestazione sta crescendo, questo mondo delle gravel, questo mondo delle strade bianche sta crescendo, e anche la sensazione che hai tu che vivi quotidianamente questo, è un mondo che forse potremmo dire è proprio agli albori. Sì, è agli albori, ma sta crescendo in una maniera esponenziale. Forse è come quando entrarono nel mercato le mountain bike, no? Un po' in quel periodo lì. Mi sentite bene? Sì. Per cui diciamo che siamo in questa fase 2.0 del ciclismo. Quindi è un movimento che sta crescendo tantissimo. Ho tantissimi amici che sono passati dal ciclismo su strada al mondo gravel e tanti si stanno avvicinando. Con la scusa di ricomprarsi nella seconda bici, molti stanno avvicinando verso questo mondo e lo stanno sposando. L'interesse verso questo modo di andare in bici, questo modo di condividere la bici è veramente una cosa che va veramente oltre ogni aspettativa, ma credo che siamo solo all'inizio, perché prenderà moltissimo piede questa cosa, e anche il ciclismo professionista comunque ha capito questa parte, per cui il ritorno alle strade di Toscana è un esempio, insomma, le tante tappe sul ferrato che il ciclismo, che i grandi giri iniziano a inserire in quel mondo lì, perché è un'emozione. E fondamentalmente diventa sempre una piccola impresa, perché ti senti quasi sempre come se hai fatto la tua piccola Roubaix o il tuo piccolo Fiandre, insomma, diciamo in parole povere, per cui è tutta una connessione di tutti questi sentimenti, per cui i margini di crescita sono incredibili da quel punto di vista, perché sono delle parti emozionali molto molto forti. Grazie Davide. Allora, ci stiamo avviando verso la conclusione di questo appuntamento. Vorrei fare l'ultima battuta con Paolo e Massimiliano. Intanto si appunta ancora Andrea, che spero ci senta. Ora mi sembra di sentirvi meglio, ma scusate perché non riuscivo a sentire nessuno. Ora ho sentito le ultime battute, piccola Roubaix, però scusatemi. Ma non capisco come mai la connessione non è buona. Non ti preoccupare Andrea, abbiamo parlato tanto della passione, tra l'altro Paolo ha dato anche un bel aneddoto riguardo a un fatto che ti vorrei proprio far raccontare ancora da Paolo. Noi abbiamo avuto la fortuna di sentirlo e ora Paolo puoi rivolgerti direttamente ad Andrea. Senti, no? Io ho raccontato che con il povero Franco Ballerini, con cui siamo stati compagni di squadra, si parlava spesso della sua preparazione alla Roubaix e del fatto che lui amava anche fare strade bianche vicino a Casalguidi. Tra l'altro lui addirittura mi raccontava le faceva spesso anche con la bici a scatto fisso per in qualche maniera imparare ad avere un colpo di pedale vellutato che è quello poi necessario per volare sopra le pietre di Roubaix.
Volevo chiederti questo, se tu avevi questa abitudine, no, in quegli anni in cui preparavi le classiche del nord, quando ancora di strada bianca per i ciclisti professionisti non se ne parlava, no? si trovavano solo in Belgio, se tu avevi questa abitudine ad allenarti per alcuni tratti sullo sterrato? Diciamo che per quanto riguarda la Parigi-Roubaix e il Giro delle Fiandre, si cercava di andare a trovare qualche piccolo pezzetto di strada sterrata, ma era difficilissimo, anche perché da casa nostra andare nel Senese c'è sempre un 2 ore e mezzo di bici minimo, quindi ti veniva un po' troppo, però qualche volta ci siamo andati proprio a allenare lì e prendendo le macchine e iniziando il nostro allenamento appunto su queste strade, un po' per prendere un po' confidenza con quello che sono le strade non usuali, ecco. Quindi Franco mi ricordo benissimo di questo aneddoto, che lui mi piaceva fare questi pezzi di strada con questo rapporto fisso per avere più agilità e cercare di superare nel migliore dei modi appunto poi i pezzi di pavé che gli venivano davanti durante la Parigi-Roubaix. E di Franco posso dire tantissime aneddoti, abbiamo condiviso moltissime Parigi-Roubaix insieme, abbiamo condiviso la stessa gara, sono stato orgoglioso di aver fatto secondo dietro a lui nel 98. E devo dire che grazie anche a lui ho scoperto moltissimi, diciamo, segreti, se così si può dire, importanti per poter affrontare al meglio questi pezzi di pavé, perché le mie prime Roubaix per me erano un massacro, non sapevo nemmeno prenderle nella maniera giusta, e quindi se te fa un approccio sbagliato su questo tipo di percorso, dopo 264 chilometri, Rosolino, diventa un po' dura arrivare all'arrivo. Però devo dire che grazie a me, e poi dopo da lì è arrivata anche la bellissima vittoria. Bene, grazie Andrea. Siamo arrivati ormai alla conclusione di questo appuntamento. Logicamente diamo appuntamento sia a Paolo che a Andrea che a Massimiliano alla prossima edizione delle Strade Bianche del Sale, il prossimo 6 settembre. Spero il possibile per esserci anch'io con la mia gravel. Ritroveremo, lo segniamo. Lo teniamo presente. Tra l'altro, Massimiliano compie gli anni il giorno prima di me, l'11 luglio, io il 12. Siamo. Grande, manca poco, dai. Andare esatto. Lo festeggeremo magari a Cervia, al mare. Allora, a questo punto io vorrei. Mi sentite un attimo? Perché io vi sento ancora astratto. Andrea, siamo arrivati ormai alla conclusione. Io vorrei ringraziare Claudio Fantini proprio per i saluti finali. Eccoci Claudio, hai il microfono spento, vedo che hai il microfono spento. Allora, Claudio Fantini, il microfono. A Claudio, io voglio dire che il giorno 11 io sarò presente, se verrà fatta la Strade Bianche del Sale, io ci sarò. Orgoglioso di esserci, mi auguro che anche sia il Berlino possano essere al via, perché sarebbe una bellissima giornata di bello. Andrea, non ti sentiamo. Claudio. Andrea, non ti sentiamo, mi fa piacere che hai detto, lo dico io, che sarai con noi l'11 di ottobre alla Gran Fondo Via del Sale, ma anche il 6 settembre in occasione delle Strade Bianche. Mi sentite bene, Stefano? Mi senti bene? Alla grande. Purtroppo mi scuso con gli ascoltatori, questa sera è stata una tragedia, non è mai successo dopo 11 puntate fra il Fantini Club Live e Strade Bianche, speriamo insomma di essere un po' più fortunati. E direi che insomma spero che sia appunto una serata particolare, però penso che abbiamo fatto capire quanto sia
bello andare in bicicletta sulle nostre colline della Romagna, no? Con la nostra Gran Fondo, scusate, con le nostre strade bianche del sale, con i 60 chilometri che abbiamo scoperto. Perciò, anche perché siamo in chiusura, come sai che alle 20 dobbiamo chiudere, io ringrazio tutti e possiamo lanciare l'appuntamento del prossimo mercoledì, che sarà un appuntamento veramente, veramente interessante, anche perché è questo film, il caso Pantani, che mercoledì prossimo verrà un po' lanciato in anteprima, sarà un film che uscirà appena le sale cinematografiche potranno riaprirsi. Domenico Ciolfi, questo regista, ci ha coinvolto, o meglio ci ha chiesto, e noi fa tanto piacere, insomma, insieme a Beeper, che è un po' lo sponsor di questo film, il prossimo mercoledì avere con noi gli amici come Marco Velo, come Conti, come Davide Cassani, come il giornalista Beppe Condi. Insomma, mercoledì prossimo sarà una grande serata, anche perché Marco Pantani, come penso alcuni sanno, ha partecipato a un paio di Gran Fondo Vedersale ed era un vero amico del Fantini Club, perché in quegli anni lo viveva direttamente. Ecco, perciò mercoledì prossimo speriamo che insomma sia una grande puntata di ciclismo in ricordo di Marco. Un appuntamento da non perdere, dunque. Avremo con noi anche Francesco Pannofino, che fa parte del cast del film, appunto, Il caso Pantani. Grazie a Massimiliano Rosolino per essere stato con noi. Grazie a voi, ragazzi. Ci ritroviamo. Massimiliano, grazie a voi. Grazie a voi. Club l'estate prossima, in bicicletta, anche un po' in vacanza. Grazie, Massimiliano. Grazie a Paolo Alberati. Prima mi vergognavo di portare la bici, ma adesso la porto ovunque. Grazie, ci sarò anche io, Claudio, aspetto una bella piadina. Benissimo. Grazie anche a Davide Mazzocco, che ritroveremo appunto con le prove del Gravel Road Series, del quale appunto la Strade Bianche del Sale è la prima prova. Grazie Davide. Grazie a voi. Grazie a tutti, grazie. Grazie a tutti, grazie anche a Serena che ci ha assistito in modo impeccabile come sempre. Per chi volesse seguire un altro appuntamento molto interessante, proprio in questo momento sulla pagina di Invici Magazine sta iniziando un incontro con l'avvocato Borgna, presidente dell'ACSI. Grazie ancora, alla prossima settimana, mercoledì alle ore 19, per il caso Pantani. Ciao.